La conduttrice veneta ne combina un'altra delle sue. Ecco cosa. Punto. Ieri pomeriggio su Rai 1 è andata una nuova puntata di Domenica in, e, come accade da diverse settimane, Mara Venier si è sfidata a suon di ascolti con Domenica Live di Barbara D'Urso. L'appuntamento del contenitore Rai si è aperto con un talk tutto al femminile, affrontando un argomento che in certi aspetti è sfociato nel trash. Ma non era lei di Cologno la regina del trash? Punto di domanda. Punto. Mara Venier affronta l'argomento incontri in ca. E mentre Barbara D'Urso a Domenica Live cercava di tenere calmi i suoi ospiti parlando del Grande Fratello V3, su Rai 1 Mara Venier ha affrontato una tematica molto spinosa. L'argomento del talk è donne mature, e la possibilità di trovare una donna, o un uomo attraverso delle app o siti internet specializzati. Un tema molto attuale visto le numerose truffe che si vedono in rete, e che ha molto appassionato i telespettatori. Mentre si parlava seriamente, Mara Venier si è lasciata sfuggire una frase che ha fatto sorridere tutti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto. Punto. Mara Venier e la battutaccia a Domenica in. Insieme a Mara Venier, nello studio di Domenica in c'erano anche le sue amiche Simona Izzo e Alba Parietti. Ricordiamo che quest'ultima potrebbe essere la nuova opinionista dell'Isola dei Famosi 2019. La conduttrice ha approfittato della presenza delle due donne per divertirsi un po'. Così tra un discorso e l'altro su incontri dietro a siti internet, zia Mara ha esclamato questa frase. Tu a un certo punto gliel'hai data. Punto. Naturalmente la sparata di Mara ha fatto sorridere l'intero pubblico di Domenica in.